qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola, si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patata, ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera veglia si al bar. Ben ritrovati amici del Pallino Blu da Stefania Ceccarelli. Ci troviamo a Bagnacavallo al Teatro del Biliardo Cade il Vento e siamo arrivati ai quarti di finale di Coppa dei Campioni, il secondo per essere precisi. Quest'oggi scendono in campo il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde e il Pronto Poster 7 Cociari. Tiene banco ancora il duello fra il Manaca Ferrosofila e il BT Buscecchio Folì nel campionato regionale di Serie 1 giunto alla 19ª giornata. La squadra imolese che guida la classifica da tante giornate questa settimana è andata a vincere di misura in casa del Caserme Rosse Bologna, ma il Manaca Ferrosofila stavolta ha sofferto un po' di più, 4-2 il risultato striminzito che ha portato a casa. Ha risposto da par suo con un risultato molto più probante il BT Buscecchio che è passato in casa dell'Artista Caffè Argenta. A queste due comunque non sembra voler lasciare spazio anche il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, che aveva un incontro difficilissimo in casa del President Park, è riuscito a vincere in extremis e si è mantenuto a distanza, diciamo, di pericolo per le prime due, con 3 punti di ritardo dal Buscecchio e 4 punti da Manaca Ferrosofila. Chi invece purtroppo, diciamo, lascia la compagnia delle prime piazze è Cicco del Port Ravenna, che perde inopinatamente in casa della Idra Sire Codifiume e praticamente è destinato a una posizione di rincasso, mentre il Molinella, vincendo agevolmente la trasferta agevole in casa del Cavo Ribalto Forlì, rimane al quarto posto. I 7 Crociari che vedremo in campo poi nella Coppa dei Campioni, reduce da una sconfitta pesantissima in campo del campo Pomaris cantonese, ed è quindi raggiunto in classifica dal capitano Bagatti, che è riuscito a sfatare la tradizione che ormai era negativissima pareggiando in casa col Testmaster Novellara, e invece ha perso Bibisocca Fevilanova rilanciando il birra di Paolino Riccione. Un momento felice per i Clai Sassomorelli, che ha espugnato il campo dell'Andrea Costa Carpi. Oltre al campionato però ci sono delle manifestazioni importantissime, come quella che abbiamo vissuto in quest'ultimo weekend ad Abano Terme, all'Accademia del Biliardo di Abano Terme, ancora uno show dei romagnoli, grandi protagonisti, con un duello in famiglia fra Enrico Rosa e Yuri Minocchi, e stavolta Minocchi ha avuto la strada sbarrata verso l'ennesimo successo di questa gara. E prima vi diamo anche i risultati e le classifiche, vi forniamo ora un comunicato stampa e offerto da Sorelle Casadio le classifiche del campionato di Serie 1. I risultati e la classifica sono offerti da Carrozzeria Sorelle Casadio. Si trova a Ravenna in via Trieste 208, telefono 0544 59 16 51. Dal 1966 siamo riparatori auto, moto, furgoni, e ci troviamo nella nuova sede di via Trieste 208. Carrozzeria Sorelle Casadio, la tua carrozzeria di fiducia. Risultati: 15° campionato regionale Serie A1, trofeo Gorina Panni, 19ª giornata. Andrea Costa Carpi, Clai Sassomorelli 1-5. Cavarivalta Forlì, Leondoro Molinella 1-5. L'Artista Caffè Argenta, BT Buscecchio 1-5.
President Park Ronco, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde 2-4, Caserme Rosse Bologna, Manuel Caffè Bocciofila 2-4, Idra RSM, Circo di Fiume, Circolo Sport Ravenna 4-2, Capitan Bagatti Bellaria, Tex Master Novellara 3-3, Birra di Paolino Riccione, Bibizò Caffè Villanova 4-2, Camomare Scantonese, Pronto Poster 7 Crociari 5-1. Questa è la classifica dopo 19 giornate. Manuel Caffè Bocciofila 46, BT Bussecchio 45, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde 42, Leondoro Molinella 41, Circolo Sport Ravenna 33, Bibizò Caffè Villanova, Pronto Poster 7 Crociari, Capitan Bagatti Bellaria 30, Clay Sasso Morelli 29, Tex Master Novellara 27, President Park Ronco 23, Birra di Paolino Riccione 20, Camomare Scantonese 19, L'Artista Caffè Argenta 17, Andrea Costa Carpi 14, Idra RSM Sireco di Fiume 13, Caserme Rosse Bologna 12, Cava Rivalta Forlì 6. Questi gli incontri della 20ª giornata in programma giovedì 23 gennaio. Capitan Bagatti Bellaria, L'Artista Caffè Argenta, Tex Master Novellara, Idra RSM Sireco di Fiume, Circolo Sport Ravenna, Cava Rivalta Forlì, Leondoro Molinella, Birra di Paolino Riccione, Clay Sasso Morelli, Camomare Scantonese, BT Bussecchio, Andrea Costa Carpi, Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, Caserme Rosse Bologna, Bibizò Caffè Villanova, President Park Ronco, Manuel Caffè Bocciofila, Pronto Poster 7 Crociari. Gorina M Plus, il panno delle tue magie manuali. Filatura, rifinitura e la tua prestazione è sicura. Gorina M Plus, il panno che la tua mano ama accarezzare. All'Accademia del Biliardo di Abano Terme, il riminese Enrico Rosa sconfigge per 100-34 Yuri Minocchieri di Forlì e si aggiudica la quinta gara nazionale del circuito Grand Prix a cui hanno partecipato complessivamente 162 atleti in rappresentanza di 21 comitati provinciali. Dopo l'esploit dell'Ambrogino d'Oro di Milano, Enrico Rosa fa il bis nel Grand Prix 2019-2020 e grazie a quest'ultimo successo vola al comando della classifica generale davanti a Minocchieri, staccato di 6 punti, che vede interrotta la propria striscia vincente delle ultime due settimane in cui aveva primeggiato sia ad Imola che ad Abano Terme appena 7 giorni fa. Al terzo posto si sono piazzati il bergamasco Mario Pasinelli, eliminato in semifinale da Rosa, 34-100, ed il bresciano Giuseppe Peruchetti, eliminato da Minocchieri, 76-100. Al quinto posto si sono classificati Marco Mallozzi di Roma, Edoardo Vanni di Ascoli, Carlo Sandrini di Reggio Emilia e Diego Caminiti di Milano. Jacopo Taioli del Pronto Poster 7 Crociari. Quest'oggi un incontro abbastanza difficile con il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde per agguantare il risultato di questo quarto di finale di Coppa dei Campioni. Come vi schierate? Allora, la partita è difficilissima. Loro sono sicuramente i favoriti, hanno i favori del pronostico. Noi proveremo con le unghie e coi denti di provare a portarla a casa. E ci saranno come sempre delle novità in formazione, ma per noi insomma è una consuetudine e vedremo un po' come va a finire. Invece per quanto riguarda il campionato siete un po' giù, diciamo, dalla rosa dei probabili vincitori, diciamo così. Come mai? No, ma noi il nostro obiettivo è la salvezza e quindi insomma abbiamo fatto un ottimo girone d'andata, abbiamo incominciato il ritorno un po' in sordina facendo un pareggio e una sconfitta. Speriamo di concludere il ritorno così come abbiamo fatto l'andata, quindi ottenendo una salvezza tranquilla, che è sicuramente la nostra posizione di classifica in base ai giocatori che siamo. Ecco. Filippo Perugini del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde,
quest'oggi incontrate scontro diretto il pronto poster 7 Crociari. Che cosa avete in serbo come schieramento? Ah, la nostra squadra è sempre quella. Adesso stiamo andando abbastanza bene e speriamo di fare molto bene stasera. Sarà dura perché anche gli altri è una squadra che poi partita secca sono pericolosissimi e cercheremo di dare il meglio anche stasera per ottenere un buon risultato. E il campionato va molto bene perché siete proprio vicinissimi al Manuel, terzi in classifica quindi. Sì. Purtroppo siamo partiti poco bene, abbiamo perso dei punti, eravamo anche a 7 punti dalle prime 8 mi sembra. Poi abbiamo cominciato a macinare e ultimamente non perdiamo un colpo da tante giornate, solo che davanti continuano ad andare veramente forte. Però facciamo il nostro, pian piano, qui è un campionato che i punti si perdono per forza perché è sempre dura. Dovunque vai a giocare devi sempre giocare sopra livello per vincere. E quindi speriamo di continuare così e di recuperare qualche punto a quelle che sono davanti. Sfida che ha inizio con Stefano Nanni al servizio. Gioca assieme a Filippo Perugini, il suo classico compagno di coppia. Parte con una bocciata da 10 punti. Gli avversari sono Roberto Bassenghi e Stefano Bolognesi, una coppia ex novo presentata dal pronto poster 7 Crociari. E questo è il primo tiro di bocciata di Marino Fabbri, il condottiero della squadra di Cesena, che parte con un 12 sensazionale. L'avversario Luca Alpi, che è impegnato nella partita individuale quando nel campionato ha disputato praticamente tutte le partite in coppia. E dopo il 12 del compagno Marino Fabbri non prende un buon esempio sicuramente Jacopo Teoli, che con la prima bocciata invece lascia 2 punti sul campo. Gioca assieme a Sauro Casadei, anche questa dobbiamo dire una coppia quasi inedita. Gli avversari sono Andrea Bandini e Michele Bonini, che rimpiazza la classica coppia Bandini-Alpi. Ricordiamo che però Bonini si è distinto in più occasioni nella Coppa dei Campioni. E adesso lo vediamo impegnato nel primo tiro di rimessa, è praticamente una bocciata che sfrutta bene con un ottimo realizzo, ben 10 punti, e la coppia del Taverna Verde conduce 12-0 dopo questa partenza fulminante. Jacopo Taioli si fa perdonare l'errore di bocciata precedente con questo 16 straordinario, una tresponde, era indirizzato sicuramente il tiro, però era comunque da colpire in quel modo preciso per ottenere questo risultato. 16 Taioli Casadei, 12 Bonini Bandini. Primo pallino di Luca Alpi, si presenta al meglio, il giocatore del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde, una bocciata da 8 punti, Alpi 9, Fabbri 12. Il secondo pallino di Jacopo Taioli va molto meglio del primo, dove ha lasciato 2 punti, stavolta ne fa 8, e la coppia dei 7 Crociari gongola perché conduce 25-12. Secondo pallino per Stefano Nanni e secondo 10, Nanni Perugini ne hanno 21, gli avversari 3. Per Luca Alpi, secondo play consecutivo, 3 punti di accosto e poi 10 di bocciata. Alpi passa a condurre. Dopo il 12 iniziale di Marino Fabbri, siamo al 24-12 per Luca Alpi. L'accosto c'è già, Michele Bonini prova una stretta a 2 sponde, attenzione, appoggia sulla rossa, cade un birillo, 4 punti e il primo pallino che boccerà Michele Bonini sarà sulla 17-25. Bonini a segno, altri 4 punti. Si assottiglia il vantaggio della coppia dei 7 Crociari, 25-21. Roberto Bassenghi ci presenta una 4 sponde. Attenzione,
qua dentro, rischio bevuta. Eh sì, un birillo viene battuto, 4 punti persi, la bocciata per Sergio Crociari c'è, il punteggio un po' meno, 4 bolognesi Bassenghi, 25 perugini Nanni. Di bocciata, dopo lo zero iniziale, Roberto Bassenghi mette segno un bel filotto. Diventano 10 i punti con questo birillo battuto di seconda passata, 14-25. Eccolo qua, servite il sorpasso con questo bel 10. Taioli si rifà della iniziale debacle della bocciata da Chitto, meno 2, ma poi ha fatto 16 di rimessa e 20, 18 punti in due bocciate, rimettendo a posto la situazione. Conducono i giocatori del 7 Crociari 36-21. Roberto Bassenghi assegno ancora di bocciata, questo è il terzo pallino bocciato al giocatore del 7 Crociari, 2 punti prima passata, rientro sul castello e quasi tutto battuto il filotto, totale 8 punti per Bassenghi e Bologna che conducono 39-30. Per Marino Fabbri ci sono altri 4 punti in questo tiro ad allargare, in cui ha mandato la boccetta bianca ad abbattere un birillo, 36-22. L'attacco di Roberto Bassenghi non va a buon fine, 4 punti persi, sono già 8 i punti lasciati sul campo dalla Coppa dei 7 Crociari, che continua a condurre comunque 39-34. Eccolo qua, il tiro di Alpi, molto ben eseguito, Alpi ne fa addirittura 12 e quindi il disavanzo è di un solo punto rispetto a Marino Fabbri, 36-35. Stefano Nanni, quarto pallino, anche in questo caso arriva un buon risultato, 8 punti per Nanni e quindi la coppia della Taverna Verde torna avanti, 43-39. 5 di colore, 10 di bocciata e Pantini Bonini sono di nuovo in prossimità degli avversari, per l'esattezza ne hanno 36 contro i 41 di Taioli Casadei. E beh, Alpi è veramente una sicurezza in bocciata, un altro 10, 4 bocciate 40 punti e con questo score anche un frombogliere come Marino Fabbri deve pagare pegno, ora è dietro di 10 punti, 46-36 per Alpi. Jacopo Taioli, bracciata a due sponde, il pallino rimane lì, la bianca guadagna un altro accosto, il terzo da bocciare come pallino con la possibilità di passare a condurre. Dopo i 3 di accosto arriva la bocciata a 10 punti, anche Bonini non scherza di bocciata, 3 bocciate 24 punti, sorpasso di nuovo, 49 Bandini Bonini, 41 Taioli Casadei. Marino Fabbri con questa bocciata è ad un solo punto di ritardo dal suo avversario, 8 punti, fissa il punteggio sul 45-46. Questo che va a bocciare Stefano Nanni è un pallino super regalato per un errore Pacchiani in accosto, ma Nanni combina un guaio dopo aver lasciato in precedenza 8 punti in un tiro in accosto, stavolta in lancia 6 di bocciata e questo lancia gli avversari avanti 60-44. E beh, Jacopo Taioli adesso è in palla, come vedete va a segno di nuovo, 2 punti subito, sta per arrivare anche il filotto per il sorpasso e in effetti eccolo qua, il 10 di Taioli, conducono ora 52-49, Casadei Taioli nei confronti di Bandini Bonini. La quinta bocciata di Luca Alpi, una macchina da guerra per quanto riguarda il realizzo di birilli, un altro 10, 5 bocciate 50, direi che giustamente va sottolineata questa performance che dà la possibilità a Luca Alpi di condurre 57-45 nei confronti di Marino Fabbri e Fabbri cerca di guadagnarsi i 3 punti, l'accosto c'è già,
pallino importante per cercare il riaggancio, arrivano a 3 punti per la bocciata sul 48-57, 9 punti di ritardo contro un Alpi che ha fatto praticamente tutto di bocciata, 50 punti di bocciata e 7 punti di accosto, qualcosa in più. E a costo ha fatto Marino Fabbri che ha fatto 16 punti con questi ultimi 3 e il resto tra bocciata e 4 punti rimessa. Adesso vediamo nella sesta bocciata quella che spariglia il conteggio dei pallini tra i due. Fabbri a segno con 10, passa addirittura a condurre, partita epica con una sfida che è appesa al lumicino, 58-57 per Fabbri. Stefano Nanni torna a farne 10 e si riapre anche questa sfida perché ora i giocatori del Taverna Verde hanno 55 contro i 61 degli avversari. Taioli, attenzione, aveva già fatto un 16, stavolta ne fa 8, un altro calcio d'eccezione con il sorpasso 60-62, l'accosto c'è già in mano a Sauro Casadei, una boccetta importantissima da sfruttare in tentativo di realizzo. Luca Alpi, attenzione, cerca i 3, eccole qua, mi va a raccogliere e la bocciata con 2 punti appena di margine, la sesta, i pallini sono pari e questo è il sesto pallino. Luca Alpi, 2 punti prima passata e qui la media si abbassa, il primo 2 di Alpi che conduce 62-58. Taioli, splendida prestazione, dopo il primo errore non ne ha più commessi ed è lui che sta portando la coppia del Sette Crociari in prossimità di una splendida affermazione. Conducono 71-59 Taioli Casadei. Si avvia alla conclusione la sfida dell'altra partita di coppia con Stefano Bolognesi che va all'accosto per guadagnarsi dietro la bocciata. Direi che non se la gioca benissimo, ma il punto dovrebbe essere preso. 3 punti di accosto e udite udite, boccia Roberto Bassenghi sul 72-55. Aveva il giocatore del Sergio Ciari ottenuto un tiro da allargare altri 8 punti, totali 24 punti di rimessa per Bolognesi e Bassenghi che ora hanno il set ball a disposizione. Sesto pallino, i pallini sono pari, Bassenghi ha fatto un po' meno punti rispetto al suo avversario Stefano Nanni che però ha commesso 2 banalità lasciando 14 punti sul campo ed è questo può costargli cara perché Bassenghi va a segno con l'ennesimo filotto e vincono una partita straordinaria 80-55. L'inedita coppia Bolognesi-Bassenghi nei confronti di Perugini e Nanni che avevano sicuramente manifestato delle buone intenzioni iniziali con un Nanni molto bravo di bocciata ma poi si sono sciolti. Michele Bonini, diciamo che non arriva l'emplane ma i 10 o no, il filotto è passato in mezzo 2 volte, 8 punti, 69-71, una partita che si avvia alla conclusione con le due coppie vicinissime. Attenzione, Luca Alpi, 2 punti solo, poi arriva anche il filotto, 8 punti per Alpi che quindi conduce 82-58, ma attenzione perché nella partita di coppia che andiamo a seguire siamo alle fasi finali con la coppia dei Sette Crociari che si guadagna i punti di colore e la bocciata sul 76-5 di colore, 76-68, Jacopo Taioli ha il set ball per il 2-0. Taioli, 2 punti e altri 2, eccoli qua, vincono Taioli Casadei, una splendida prestazione dei giocatori del Sette Crociari, 80-68 nei confronti di Bonini Bandini e il pronto passo del Sette Crociari si porta sul 2-0 contro la squadra del Grand Hotel Palazzo Taverna Verde. E adesso arrivano altri 12 punti per Luca Alpi, prestazione straordinaria.
97 a 59 per un Lucca Alpi impareggiabile di Bocciata. L'ultima di Lucca Alpi cerca l'appoggio sulla propria per farla scivolare verso il pallino, anche il rimpallo può fargli gioco, non succede niente di tutto ciò. Fabri ha l'accosto già assicurato, anzi tre punti di accosto, può giocare l'ultima in scioltezza per cercare i 5 oppure giocare un tiro di rimessa. Vediamo la giocata di Fabri. Sì, tentativo di calcio sbagliatissimo, quindi ottavo pallino da bocciare sul 62 a 97 per il giocatore del pronto porter 7 crociari. Marino Fabri, colpo di coda finale, che comunque al momento non è ancora quello che può mettere in dubbio la vittoria, ma con 10 punti Fabri ora ne ha 72. Marino Fabri prova a prenderlo con la tre sponde in appoggio sulla bianca, che va sul pallino e poi si attacca al pallino stesso, ma non l'ha preso. E questo è un brutto, bruttissimo colpo per le speranze di allungare l'incontro. L'ultima di Marino Fabri. Per lui si avvicina la sconfitta. Eh sì, dopo questa giocata praticamente Lucca Alpi sul 97 a 72 deve fare il compitino di farne tre, cosa che può arrivare attraverso una tre sponde per alzare quel pallino e guadagnarsi i punti che mancano per la quota 100, che adesso è veramente a portata di mano. Seguiamo questo tiro di Lucca Alpi, che ci ha dato un'ampia dimostrazione di bravura in accosto e in bocciata, ma con quest'ultima invece commette un errorissimo e quindi ci rimangiamo tutto quello che abbiamo detto fino adesso e aspettiamo l'ultima di Lucca Alpi, che ci riprova e questa promette molto meglio. Come tocca quel pallino è fatta, attenzione, non è fatta, ma con uno di accosto si boccia per la decima volta sul 98-72 e Alpi va a segno anche con quest'ultimo tiro. 8 punti per chiudere in bellezza. Siamo sul 106 a 72 per Lucca Alpi nei confronti di Marino Fabri. Il primo tempo si chiude con la squadra del Ponte Pazzetto Crociari in vantaggio 2-1 contro il Gran Hotel Palazzo Taverna Verde, e un secondo tempo che si preannuncia infuocato. Blic, po, pu, patata. Una terrazza sul Porto Canale a Bellaria Igea Marina. Capitan Bagatti, ristorante e pizzeria. Un amico del biliardo, aperto fino a tarda ora. Capitan Bagatti, Viale Pinzon 10, Bellaria Igea Marina. Telefono 0541 34 00 34. Corri da Sport Center. Ti aspettiamo con una vasta scelta di articoli sportivi e per il tempo libero. Sport Center, dall'attrezzatura sportiva ai marchi di abbigliamento più ricercati. Alla Clinica Dentale Santa Teresa, ogni sorriso ha la sua storia. Un team di 20 professionisti ti seguirà fin dal primo giorno in una visita completa con attrezzature digitali e software innovativi e ad altissima precisione. Realizzeremo insieme un percorso personalizzato che parte dalla diagnosi più accurata per arrivare alla soluzione più sicura e confortevole. Ti aspettiamo alla Clinica Dentale Santa Teresa di Ravenna, Faenza e Cesena. 2-1, 7 crociari alla fine del primo tempo. Marco Foiera parte con la prima bocciata del secondo, eccolo qua, 0 punti per Foiera. L'avversario Claudio Leonardi. Alla bocciata James Magnani, sempre della squadra del Ponte Pozzo dei Crociari. Magnani parte con un tiro da 12 punti, dovrà affrontare Massimo Cicali.
E Nacchitto il 7 bocciare si fa preferire, boccia anche Fabrizio Ricci, 10 punti per Fabrizio Ricci, l'avversario è Alex Galli. End playing di Achitti guadagnati per il 7 bocciare in questo secondo tempo con Brunaldo Cicognani che va alla bocciata, realizza 2 punti. La partita clou direi di questo secondo tempo è sicuramente questa di Cicognani contro Angelo Corbetta, se non altro per la storia che entrambi hanno sul biliardo sportivo, un Cicognani sulla breccia da quasi 60 anni e un Corbetta che sicuramente qualche anno in meno, ma ha dato anche lui degli grossi esempi di spettacolarità nell'interpretazione del gioco del biliardo. Ultima foiera cerca di guadagnarsi anche i punti di accosto e il secondo pallino consecutivo, ma come vedete manca grossolanamente l'accosto e lascia a Leonardi il primo pallino. Leonardi ne approfitta di questo regaluccio, fa filotto di bocciata e si porta sul 9 a 12. E va alla bocciata per la prima volta Massimo Cicali, dopo i 4 di rimessa e l'accosto ne fa 10 di bocciata ed è già avanti 15 a 12. Splendida esecuzione di Brunaldo Cicognani, una giocata a 4 sponde d'effetto che gli consegna altri 8 punti, 13 a 0 per Cicognani. Boccia per la terza volta Claudio Leonardi, ne fa 10, Leonardi allunga 35 a 17 nei confronti di Marco Foiera. Brunaldo Cicognani va alla stretta, attenzione, quella boccetta va sul castello, cade solo il rosso, sono 16 punti e Corbetta è staccatissimo ora, Cicognani 29 dopo questo splendido realizzo di calcio, Corbetta 3. Il sottocalcio sbagliato da Cicognani prende di prima passata, 8 punti persi e questo è un fallo diciamo inaspettato dal giocatore Cesenate che rilancia Corbetta che ora ne ha 11 contro i 29 di Cicognani. Secondo pallino per Angelo Corbetta dopo la sbavatura iniziale in cui aveva ottenuto 2 punti e poi il rimpallo, stavolta ne fa 10 e ora ne ha 22 contro i 29 di Cicognani. La tre sponde di Angelo Corbetta, cerca il pallino, pallino colpito, Pirilli abbattuti, ben 16 punti, partita completamente ribaltata da questo bellissimo tiro da 16, Corbetta che ora passa a condurre 38 a 29 nei confronti di Brunaldo Cicognani che sta studiando la situazione, finora Cicognani ha fatto delle ottime giocate ma questo 16 di Corbetta cambia un po' l'incontro, adesso Cicognani va di calcio e sbaglia la gittata e se ne va alla boccia di vantaggio oltre a non avere ottenuto punti di realizzo. L'attacco a tre sponde ora di Cicognani, attenzione, rischio bevuta, eh sì, Cicognani va nel danno, 4 punti persi che vanno a Corbetta, 42 a 29. Angelo Corbetta stressata per accosto realizzo e arriva solo il pallino di accosto. Cicognani, bruttissima giocata, punti persi, solo 4 a Cicognani, sta andando fin troppo bene con questi errori. Ora ne ha 46 Corbetta contro i 29 di Cicognani, ricordiamo che Cicognani conduceva 29 a 3. Lunga corta, Angelo Corbetta prova a mettere segno un colpo micidiale, ci sono per Corbetta,
12 punti, cade anche il rosso, più 1 di accosto e con 13 totale Corbetta prende il largo, ora ne ha 59 contro i 29 di Cicognani, udite udite, da 29-3 a 29-59 e fateci conti cosa è successo in pochissimi istanti con Cicognani che sembrava avere il vento in poppa, invece si trova non solo superato ma staccatissimo. Corbetta boccia per la terza volta e ora va a segno, con questo realizza 4 punti, ne ha 63, Cicognani 29. Ha preso il largo anche Claudio Leonardi che boccia per la quarta volta, 5 di accosto e 10 di bocciata, e anche per Claudio Leonardi situazione si fa ben positiva, 50 a 22 per Leonardi nei confronti di Marco Foiera. James Magnani 10 punti, Magnani 32, Ciccali 59. Ronaldo Cicognani 8 punti al terzo tentativo, Cicognani 38, Corbetta 63. Quarto pallino di James Magnani. Magnani va a segno e con questi 10 si avvicina a Massimo Ciccali, 51 Magnani, 59 Ciccali. Corbetta 10 punti, ulteriore allungo, 74-38 per Angelo Corbetta. Galli, attenzione, prove di ricongiungimento, non bastano 8 punti ma ne ha 28 Galli, 30 Ricci. Foiera in azione, con questi 10 si riavvicina Leonardi, ne ha 58 ora Foiera, 67 Leonardi. Il filotto per Brunato Cicognani al quarto tentativo, Cicognani 47, Corbetta 74. Massimo Ciccali a segno di bocciata, 10 punti per staccare nuovamente James Magnani che si è rifatto sotto, ora Ciccali conduce 70-51. Il quinto pallino di Corbetta, molto in palla il giocatore del Taverna Verde, con questi 10 ora si guadagna un'ulteriore maglia, addirittura 12, Corbetta ormai in prossimità del traguardo, 87 Corbetta, 47 Cicognani. James Magnani, attenzione, si guadagna 10 punti di bocciata e ora ne ha 66 contro i 70 di Massimo Ciccali, 3 10 consecutivi per James Magnani che ha recuperato un forte disavanzo. Marco Foiera ha l'occasione di riacciuffare Claudio Leonardi, qui va al tentativo di accosto e il pallino da bocciare ormai è conquistato. Sul campo ne ha 59 Foiera, va di calcio e va a segno Marco Foiera, con questo realizzo da 4 punti più accosto, boccia per il ricongiungimento perché Foiera ora ne ha esattamente 63, 7 punti solo di ritardo rispetto al suo avversario. Foiera sbaglia la bocciata nel momento topico della sfida. Alex Galli, chiamato ad un difficile recupero, ne fa ora 12, quindi si porta sul 48-59 con Ricci che ha fatto negli ultimi due tiri 28 punti di rimessa e si è guadagnato questo buon margine. James Magnani, attenzione, tentativo di Magnani, splendido, cadono ben 3 virilli, sono 16 punti e Magnani, udite udite, dopo aver tanto inseguito, ora conduce con ben 14 punti di vantaggio, 84-70 nei confronti di Massimo Ciccali. Leonardi
Bocciata su 71, 8 punti. Leonardi 79, Foiera 63. Ma attenzione, boccia su 75 anche Massimo Cicali, ma è dietro. E quindi va a segno Cicali per tornare in prossimità di James Magnani. Un punto solo dividono i due. Con questi 8 Cicali ne ha 83, Magnani 84. Quattro punti per Claudio Leonardi, 83 a 63. Brutta bocciata per Fabrizio Ricci. 6 punti persi che vanno al suo avversario, che si rincuora un po', pur essendo ancora dietro. Ora ne ha 54 contro i 62 di Ricci. Fasi conclusive dell'incontro con Marco Foiera 71, Claudio Leonardi 83, l'ultima boccetta in mano a Marco Foiera, che ha realizzato pochi tanti fa un 8 punti di rimessa portandosi a meno 12, e adesso con l'ultima deve dare l'ultimo colpo. Ci prova con la trisponde Foiera, a segno Foiera, un realizzo da 4 punti più i 3 di Accosto. In questo momento Foiera ne ha 75, ma i 3 di Accosto sono ancora da guadagnare, perché l'ultima boccetta è in mano a Claudio Leonardi, che se la gioca bene e si guadagna il diritto alla bocciata per l'ottava volta sul 75-83. Leonardi, ottavo pallino, 4 punti ci sono già, diventano 10 punti di Leonardi, che quindi ne ha 94, Foiera 76. Corbetta si gioca l'ultima in Accosto due sponde e poi attende gli eventi. L'Accosto arriva, ma così è esposto al tiro di rimessa di Cicognani. E ci prova Cicognani, sbaglia tutto e lascia il pallino numero 7 ad Angelo Corbetta, che poggia sul 93 a 66, e questo è il set ball. Filotto per James Magnani, che quindi ne ha 95 a 83. 10 per Angelo Corbetta, che chiude la partita e vince, anzi 12, 105-66 nei confronti di Brunaldo Cicognani, e adesso le due squadre sono sul due pari. E questo è Marco Foiera che si gioca l'Accosto per il colore, credo, perché qui non ci sono molte altre soluzioni. Una volta che va l'Accosto, 8 di colore per bocciare sull'83 a 94 contro Claudio Leonardi. Due squadre che sono sul due pari, e con il 7 crociari che è ad un passettino dal 3 a 2 con James Magnani, ma ha magari qualche speranziella anche Marco Foiera, che come vedete passa in mezzo e quindi rimane dietro 85 a 94 nei confronti di Claudio Leonardi. Cicali, 2 punti non bastano per riacciuffare Magnani, che rimane avanti di 11. 86 Cicali, 97 Magnani. Galli passa avanti dopo aver tanto inseguito con questo 12, ne ha ora 70 contro i 62 di Fabrizio Ricci. L'ultima di Marco Foiera. Beh, non va poi tanto male, visto che ha preso il punto, ma adesso Leonardi deve giocarsi al meglio l'ultima boccetta. Conduce 94-85 e qui deve guadagnarsi un pallino importantissimo.
Massimo Ciccali, 16 punti che vanno a James Magnani. Magnani vince 113-86 e il 7 Crociari conduce 3-2 nei confronti della Taverna Verde. Attenzione perché Leonardi combina un guaio, lascia il punto a Marco Foiera e si apre anche questo incontro. 3 punti per Marco Foiera che boccia per il match ball perché ne ha 88-94. Serve naturalmente l'emplane, ma questo è un colpo di coda inaspettato. Leonardo è vero, boccia di vantaggio, ha sbagliato tutto e adesso Foiera ci prova. 12 e 7 Crociari va in paradiso, 10 ci sono e sfiora il realizzo dell'inplane, ne ha 98 Foiera, a 2 punti dal traguardo Marco Foiera. Serve un piccolo birillino per guadagnarci la vittoria, non arriva con questa giocata, ma Foiera diciamo che azzecca se un altro la forza per guadagnarci l'accosto. Foiera 98, Leonardi 94, fasi caldissime di un quarto di finale di Coppa dei Campioni che ha rispettato tutte le aspettative. Foiera ci riprova, sbaglia tutto Marco Foiera e adesso le sorti del 7 Crociari sono appese all'ultima boccetta che Foiera cercherà di sfruttare. Ci basta un birillo per guadagnarsi la vittoria. Qui di birilli non ne arrivano, anzi arrivano gli 8 di colore quasi certi e Leonardi può guadagnarsi la partita. Eccola la giocata di Leonardi, come appoggia quel pallino è fatta. Eccoli qua gli 8 di colore per Claudio Leonardi che vince una partita soffertissima. 102-98, Foiera si ferma proprio in dirittura d'arrivo e le due squadre ora sono sul 3 pari. Diventa decisiva la sfida fra Alex Galli e Fabrizio Ricci che vede in vantaggio 81-73 il giocatore del Taverna Verde. Fabrizio Ricci a campo libero per guadagnarsi i punti di accosto, ma qui commette un errore che più grosso di così non ci poteva stare, doveva farne 5 e adesso avrà difficoltà anche a guadagnarsi il diritto alla bocciata con il realizzo di un punto di accosto. Vediamo, appeso all'ultimo tiro. Eccolo Fabrizio Ricci che cerca di guadagnarsi l'accosto. Beh, alla fine ce la fa, gli va anche fin troppo bene perché ne fa 3 e quindi si guadagna la possibilità di bocciare su 76-81, 5 punti di ritardo. Ricci sul più bello paglia la bocciata. Fabrizio Ricci cercava il sottocalcio, rimane senza risultato se non l'accosto. Fabrizio Ricci, 4 punti per portarsi ad una sola lunghezza di ritardo, 80-81. Questa è un'ottima soluzione per Alex Galli che abbassa il gioco e pone le basi per i punti di colore. Ricci un'ultima boccetta da giocare sull'80-81. Ed eccola questa ultima giocata di Ricci che ha l'obiettivo di posizionarsi sotto il pallino attaccato a sponda. Beh, non si posiziona male, è abbastanza coperto. Galli, qui cava veramente fuori un super tiro, alla fine non realizza granché perché la bianca poteva fermarsi sulla rossa e c'erano già gli 8 di colore, la rossa poteva passare sul castello, invece sfiora un birillo, quindi alla fine per guadagnarsi i punti deve ancora
correre Galli, che comunque tre sul campo le ha sicuri, può cercare anche di farne qualcuno in più, ma deve sicuramente fare un bell'artifizio. Galli, forse i 5 arriveranno. Il decimo pallino di Alex Galli, a segno, 10 punti. Galli nelle ultime tre ha fatto 30 punti e questo gli dà la possibilità di superare per primo la soglia dei 90, addirittura ne ha 94. Mancano 6 punti al giocatore del Taverna Verde per vincere la partita decisiva di questa sfida. Ricci non è ancora fuori concorso perché ne ha 80 e adesso se la gioca Benino, la propria prima in accosto. Importantissima questa seconda boccetta di Alex Galli. E va via Galli con la seconda, due boccette di ritardo e situazioni che possono ribaltarsi completamente. Ora la terza di Galli con Fabrizio Ricci che ha un'opportunità di rimettersi in corsa se si gioca bene le prossime. Beh, questa di Galli non è male, anzi pone sicuramente qualche difficoltà al suo avversario. Ricci, beh, con questo tentativo Ricci vanifica un'occasione d'oro perché non colpisce in pieno la bianca e se ne va una boccetta importante. Rimane comunque in vantaggio di una boccetta, con la prossima deve cercare di cavare quella bianca dal gioco per porre le basi per l'otto di colore. Ricci non si lascia tentare dalla possibilità di fare il colore, ma cerca il sodo di guadagnare l'accosto. Beh, adesso la boccia di vantaggio è in sue mani, ma Galli con l'ultima cercherà di giocarsi le proprie possibilità. Una, due sponde per Alex Galli, molto importante, bisogna prenderlo a questo punto, ma Galli sbaglia completamente tutto e lascia a Fabrizio Ricci l'accosto e la possibilità di giocare in attacco l'ultima. Qui Galli commette una banalità perché gli può costare anche la partita. Ricci ha l'accosto, la possibilità di baciare sull'81 c'è già, qui se fa qualche punto di rimessa è al tiro della partita. Paglia tutto Ricci, attenzione, forse se ne va anche il pallino. Eh sì, il pallino è del bianco e quindi Galli si guadagna in maniera un po' inaspettata la possibilità di bocciare sul 95-80 ed è il match ball per la Taverna Verde. Galli, eccolo qua, il 10 della partita. 4 bocciate, 40 punti, Galli vince in rimonta su Fabrizio Ricci, 4-3 per il Taverna Verde nei confronti del Pronto Porto Sette Crociari e semifinali per la squadra di Forlì. Sette Crociari si dimostra ancora una squadra Coppa dei Campioni, ma stavolta ha mancato un'occasione d'oro, soprattutto Marco Foiera che si ferma a 98 proprio ad un passo dalla vittoria contro Claudio Leonardi e dopo un primo tempo con il vantaggio 2-1 si ribalta tutto, vince 4-3 il Taverna Verde e va in semifinale. Vuoi gustare una brioche artigianale e un cappuccino mondiale? Vediamoci al Bay Fin, via del Partigiano 12A, Vecchiazzano. Un'oasi di relax a due passi da Forlì. Bar, ristorazione, apericena, buffet, caffetteria e tanta cortesia. Bar Bay Fin di Monica Cavina, via del Partigiano 12A, Vecchiazzano. Telefono 333 83 22 987.
Il miglior tiro della sfida lo diamo a James Magnani del pronto post 7 Crociari, in una difficilissima partita che lo vedeva in ritardo rispetto a Massimo Ciccali, ha risolto, ha ribaltato una situazione complicata con un tiro a due sponde, ha sfruttato l'impallo con un'altra boccetta, è andato ad abbattere trasversalmente la fila del Castello, 16 punti che hanno segnato la partita. Il tironzolo è offerto da L'Onoranza, onoranze funebri di Osioschi e Vignoli, Imola. Il tironzolo invece lo diamo a Fabrizio Ricci, perché nell'ultima partita, quella che decideva la vittoria del Sette Crociari o del Taverna Verde, ha avuto l'occasione di poter fare un tiro di rimessa e aveva già l'accosto, invece ha sbagliato l'esecuzione e ha lasciato il pallino ad Alex Galli, che poi l'ha trafitto di bocciata ed è stata sconfitta per la squadra di Cesena. Il dato e tratto è offerto da Polifemo Quadrani. Dove hai messo il candelabro? Ho trovato la Mary qua al Bar Sport di Montaletto. Bar Sport di Sirotti Mauro, tabaccheria, ricevitoria, lottomatica, via Bollana 65, Montaletto di Cervia, Ravenna, telefono 0544 96 5025. Il Grand Hotel Palazzo Taverna Verde vede le streghe qui a Bagnacavallo contro il Ponte Pozzi Crociari, ma alla fine vince 4-3. Dopo un primo tempo in cui due coppie inedite del Sette Crociari mettono sotto le due del Taverna Verde, c'è solo un superlativo, un impeccabile, ineccepibile esecutore del tiro di bocciata di Luca Alpi che tiene in corsa la squadra forlivese, battendo il condottiere del Sette Crociari Marino Fabbri, che da metà partita in poi lascia troppo spazio in accosto al giocatore del Taverna Verde. Sul 2-1 per il pronto posto Sette Crociari, il secondo tempo è tutto da raccontare, perché sì, Angelo Corbetta porta la squadra ben presto forlivese sul 2-2, ma le altre tre sono stati in bilico fino all'ultimo istante. Arriva il 3-2 per il Sette Crociari perché Massimo Ciccali sbaglia l'ultimo tiro, lascia 16 punti e Magnani vince in carrozza la propria partita. E poi thrilling nella partita di Foiera, che a 98 si ferma sul traguardo e perde da Claudio Leonardi. Decisivo diventa lo scontro fra Alex Galli e Fabrizio Ricci, con un Ricci che ha avuto un inizio eccezionale e che sbaglia tutto e proprio all'ultimo tiro lascia campo al suo avversario e il Taverna Verde va alle semifinali a far compagnia al Ciclo Sport Ravenna. Due grandi vanno in semifinale di Coppa dei Campioni, Sette Crociari sempre protagonista, stavolta esce di scena ma ha fatto vedere i brividi alla squadra blasonata di Forlì. E si conclude così questa puntata del Pallino Blu. Vi diamo l'appuntamento alla prossima settimana, sempre qui a Bagnacavallo, al Teatro del Biliardo Cade il Vento, per un altro quarto di finale di Coppa dei Campioni. Giocheranno il BT Bussecchio e il Bibizò Caffè Villanova. Vi aspettiamo, arrivederci. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico che ci sia. Ma per fortuna che c'è il Riccardo, che da solo gioca al biliardo, non è di grande compagnia, ma è più simpatico, il più simpatico, non è di grande compagnia. Flick, po, pu, patapà, ma è più simpatico che ci sia. Che noi anche al bar, che noi alla sera veglia si al bar. Qualità, affidabilità, convenienza, velocità. Tutto in una parola. Si dice FAM Batterie Meldola. FAM Batterie, azienda leader del settore, da 40 anni soddisfa tutte le esigenze di energia. Batterie per auto, moto, veicoli speciali e per qualsiasi tipo di applicazione esistente sul mercato le trovi da FAM Batterie, con anche il servizio di installazione. Se vuoi andare sicuro, scegli solo FAM Batterie, perché l'energia al giusto momento fa la differenza. Visita il sito fambatterie.it e scopri dove trovare tutti i punti vendita e lo shop online.